l'ultimo atto della stagione 2017 per i protagonisti del campionato Junior Motocross è il Trofeo delle Regioni. In diretta da Castellarano, 23-24 settembre, la sfida che premierà la regione più forte. Come sempre, grande importanza, grande risalto ai colori della propria regione per questo Trofeo dell'Avvenire, che si ripete ogni anno come appuntamento fisso di chiusura stagione per tutta la pattuglia del campionato italiano motocross junior Tecnomus Series. Eccole qui le squadre con le bandiere durante la presentazione del sabato, e tra poco ci prepariamo quindi pronti a vedere le gare della domenica. Iniziamo quindi dietro il cancello di partenza. Attenzione, numero 5 Alessandro Manucci, numero 14 Mattia Guadagnini, Emilia Romagna Veneto, poi Zanotti Emilia Romagna, numero 6 Matteo Puccinelli, numero 10, e via via tutti gli altri. Questi sono tutti i protagonisti, come potete vedere indicata sia la regione, sia la moto, sia il tempo sul giro ottenuto durante le qualifiche. Eccoci quindi pronti con la classe 125 che si prepara a partire ora da Castellarano. Eccoli qua, partenza, andiamo a vedere chi è il pilota che va a transitare per primo sulla prima curva. Nel frattempo abbiamo visto qualche contatto, ma tutto ok. Eccoci qua quindi al comando il numero 5 Manucci, inseguito da una KTM Manucci Emilia Romagna, numero 5, un pilota che conosce molto bene il circuito di Castellarano e ora sta provando a fuggire. Guardate le whip sui panettoni del circuito di Castellarano, e quindi Emilia Romagna con Manucci, poi Puccinelli Toscana in seconda posizione, Guadagnini per il Veneto e la sua TM. Numeri inusuali per quanto riguarda questo Trofeo delle Regioni, perché durante il campionato italiano poi alcuni di loro avevano tutt'altro numero di gara. Nel frattempo vediamo grande ritmo imposto da Manucci, però Puccinelli prova a resistere, spettacolare azione di entrambi. Si vola in salita per questo salto in velocità, poi di nuovo traversi sui lunghi panettoni del circuito di Castellarano. Ottima prestazione anche per Andrea Zanotti, sempre Emilia Romagna. Nel frattempo Puccinelli passa al comando il pilota toscano, il numero 10, quindi la Toscana che supera l'Emilia Romagna, Emilia Romagna all'inseguimento con l'Usquarna numero 5 di Manucci. Un bel duello per questa classe 125. Di nuovo Manucci che comunque non molla la presa su Puccinelli, che ora sta provando di nuovo a forzare il ritmo. Schiacciano la loro 125 sul dente. Intanto Zanotti e Zancarini in duello, altre due regioni in duello. Nel frattempo Paolo Lugana, sesta posizione per il lombardo rientrante, ma che ha già un buon passo che ha dimostrato ad Ottobiano, quindi sta tornando Paolino Lugana. Nel frattempo in settima posizione il Lazio con Alessandro Facca, inseguito da Folli, Nicolò Folli. Questa è un'altra sfida, vi ricordo che poi sarà solo una regione con l'accumulo di tutti i risultati a portarsi a casa lo scettro di questo Trofeo delle Regioni 2017. La lotta per la prima posizione, sempre Puccinelli numero 10 Toscana, Guadagnini numero 14 Veneto in seconda posizione ed Alessandro Manucci. E nel frattempo abbiamo visto scivolata e contatto, anzi mucchio, lì all'inseguimento, quindi bisogna ripartire. Tutto da rifare per il gruppo di testa. Attenzione, quindi finale a sorpresa di questa 125. Puccinelli ancora leader per la Toscana, il numero 10, che ora vediamo è inseguito da una TM e poi vediamo in terza posizione la KTM di Zanotti, Emilia Romagna. Quindi Emilia Romagna, Toscana e Veneto sono al momento le regioni che si stanno mettendo in luce in questo Trofeo dell'Avvenire. Manucci è quindi
retrocesso in quarta posizione, il numero 5. Abbiamo visto un po' di colpi di scena sul finale. Ultimo giro con la lotta Puccinelli-Guadagnini. Guadagnini, lo ricordiamo, rappresenta la formazione del Veneto, quindi ultimo giro per la classe 125 per questo trofeo delle regioni. Bandiera a scacchi, vince Matteo Puccinelli e quindi porta la Toscana già a un risultato di spicco, la vittoria di questa 125 junior. Ecco qui nel frattempo la classifica, quindi gara 2 che abbiamo visto in sintesi, vinta da Puccinelli davanti a Guadagnini e Zanotti. Per questi highlights della classe 125, ora ci prepariamo per un'altra sfida. Eccoli qui inquadrati, col numero 1 abbiamo visto Gioele Bosio, Gioele Bosio per la Lombardia, livrea verde, ma vediamo gli altri: Pietro Razzini, Emilia Romagna, Andrea Roncoli, Piemonte, Andrea Viano, altro piemontese. Questi sono tutti piloti da tenere d'occhio in questa sintesi della classe 85 senior. Ci prepariamo dunque al via. Ecco intanto che si abbassa il cancelletto e ci prepariamo, quindi prima curva in leggera salita. Ecco tutto il gruppo che va a curvare a destra e poi, come potete vedere, il curvone a sinistra rappresenta già un bel ostacolo tecnico, canali profondi che vanno a segnare quindi il tracciato di Castellarano, e poi questo saltone in salita pazzesco dove i piloti caricano tutto il posteriore. Nel frattempo andiamo a vedere chi si trova in prima posizione, gruppo che sta iniziando a sfilacciarsi leggermente. Riconosciamo il numero 1 Gioele Bosio con la livrea della Lombardia. Vediamo Razzini, Emilia Romagna in prima posizione, numero 5. Dietro lo insegue il numero 19, molto vicino, si fa vedere, traiettorie diverse per questi due rider. Nel frattempo gruppo degli inseguitori guidato dal numero 1 Gioele Bosio, pilota lombardo, e dietro abbiamo visto delle livree biancorosse, quindi intanto la sfida Emilia Romagna-Piemonte ben rappresentata dal duello Razzini-Roncoli, che avevamo visto anche grandi protagonisti della finale ad Ottobiano del campionato italiano Junior Tecnomus Series. Ecco i piloti di nuovo in lotta, la classe 85 Senior regala sempre grandi emozioni. Nel frattempo per la terza posizione una bella sfida tra il toscano Cosimo Bellocci, numero 12, e il lombardo numero 1 Gioele Bosio. Nel frattempo in settima posizione il numero 9 Fabio Palombini, pilota che rappresenta la regione Lazio. E ora ai ferri corti Razzini Roncoli che si fa vedere, complice anche un doppiaggio che potrebbe fare da ago della bilancia. E infatti ferri corti tra Razzini e Roncoli. Roncoli che sta provando a forzare in tutti i modi, guardate Razzini al limite lì sul canale, perde l'appoggio alla pedana e nel frattempo ne approfitta il numero 19 Andrea Roncoli, che passa in prima posizione per il Piemonte, e in seconda posizione dunque Razzini, che però prova a inseguire il forte Andrea Roncoli, certamente in crescita in questo finale di stagione, anzi ha trovato un passo veramente degno della prima posizione di podio. Quindi Roncoli, Razzini, i piloti che stanno duellando ora per ovviamente le rispettive regioni. Attenzione, quindi si va sul panettone, di nuovo affiancati i due protagonisti. Eccoci di nuovo il circuito di Castellarano che mette veramente in luce le doti di guida di questi piloti. Nel frattempo Razzini quindi la risposta
su roncoli, una sfida infinita per questi due piloti, e si arriva alla bandiera a scacchi, quindi vince Pietro Razzini, che è riuscito a ribaltare le sorti di questa gara 2. Grandi complimenti per Roncoli, anche lui non ha mollato. E andiamo a vedere quindi i risultati di gara 1, che hanno visto Andrea Roncoli per il Piemonte vincere davanti a Razzini e Viano, Emilia Romagna e ancora Piemonte con Viano, e poi gara 2 con Pietro Razzini davanti a tutti per l'Emilia Romagna, Andrea Roncoli e Cosimo Bellocci Toscano, che si porta in terza posizione sul gradino del podio. Ci prepariamo dunque per la partenza della classe 85 Junior, il numero 6 Alberto Elgari, Emilia Romagna, poi il numero 1 Filippo Farioli Lombardia, il numero 7 Valerio Lata Lazio, e poi Matteo Russi, numero 3 Fresco Campione Italiano. Questi alcuni dei nomi che stanno scorrendo sulla grafica di Offroad Pro Racing per questa starting grid della 85 Junior. Ci prepariamo quindi al via, piloti partiti in questo momento, ed ecco sempre il salitone e poi questo curvone. Anche qui abbiamo visto qualche rallentamento lì nella contropendenza, ma tutto ok, si prosegue. Vediamo una maglia verde, potrebbe essere quella della Lombardia. Adesso attendiamo di scorgere ancora meglio i piloti, ed è proprio Filippo Farioli. Filippo Farioli in prima posizione, numero uno per lui e maglia della Lombardia, inseguito da un altro lombardo. Abbiamo visto il numero 3, potrebbe essere Russi, sì, è Matteo Russi. Attendiamo come sempre l'ausilio della grafica, ma questo è quanto stiamo vedendo nelle immagini di questo recap di gara 2. Ed ecco qui Valerio Lata, terza posizione, Lazio ad inseguire i due piloti lombardi. Nel frattempo grande fermento anche in corsia, box e segnalatori, pubblico che ha corso per vedere questa sfida tra le regioni protagoniste di tutto il campionato italiano, ma come abbiamo visto piloti che si sono messi in luce anche in campo intercontinentale. E allora andiamo a vedere la grande sfida. Ora si aggiunge un quarto pilota che sta lottando insieme ai due lombardi, Farioli e Russi. E andiamo a vedere quindi questo pilota che sta rinvenendo veramente forte. Grande il passo espresso da altri rider che stanno raggiungendo la testa della corsa. Quindi è una sfida che non è più a due, ma sta aggiungendo nuovi protagonisti. Filippo Farioli davanti, Lombardia, Matteo Russi, numero 3 in seconda posizione, e Valerio Lata, Lazio. Valerio Lata che sembra avere un passo in grado di permettergli un attacco sul finale. Vediamo. Nel frattempo Russi ha attaccato Filippo Farioli numero 1, e dietro abbiamo quindi appunto Valerio Lata che sta provando a prendere le misure al duo di testa, al duo lombardo in testa. Nel frattempo Matteo Russi, fresco campione italiano, si porta al comando e va a forzare il ritmo. Non molla però il numero 1 Filippo Farioli, che vediamo attaccare ancora sul panettone. Nel frattempo sta cercando traiettorie alternative il numero 3 Valerio Lata. Quarta posizione per l'Emilia Romagna con Alberto Elgari, che avevamo visto in buonissima prestazione anche nel corso delle qualifiche, infatti partiva dalle primissime posizioni. E poi in quinta posizione un altro lombardo, Francesco Gazzano, anche lui pilota che si è messo in luce sul finale di stagione ad Ottobiano, e quindi di nuovo lotta per la seconda posizione, mentre Russi forse ha trovato il passo giusto per aumentare il suo vantaggio. Nel frattempo Valerio Lata riesce a passare all'interno Filippo Farioli, che prova la risposta qui su questo panettone in discesa. Eccolo qui di nuovo la sfida col numero 7 Lata e col numero 1 Filippo Farioli, che prova a rispondere. Come potete vedere è molto sentita questa manifestazione, questo trofeo dell'avvenire. Tra i piloti c'è molto patriottismo per la propria regione, passatemi il termine. Ed ecco qua di nuovo sfide apertissime sul finale di gara che è in solitaria per Matteo Russi, che ora sta involandosi verso la vittoria, ma deve continuare a mantenere la concentrazione, perché dietro Valerio Lata ha dimostrato di avere un grande passo, soprattutto sul finale. Bandiera scacchi, vince Matteo Russi per la Lombardia.
e poi in seconda posizione abbiamo visto Valerio Lata che va a complimentarsi. Eccolo qua, Valerio Lata, pilota laziale, che quindi porta il Lazio ha un buonissimo risultato. Tra l'altro lui vincitore di gara 1 davanti a Russi e Farioli, quindi questi tre i protagonisti che si sono rinnovati anche in gara 2. Russi vince gara 2 davanti a Lata, Farioli, Elgari e Gazzano. Quindi Lombardia che piazza, abbiamo visto tre piloti nelle prime 5 posizioni e buona prestazione anche per Lazio ed Emilia Romagna. Ci prepariamo ora per un'altra sfida, quella della 65 cadetti. Mancini, Gaspari, Zanchi, Rispoli, Mariani, questi piloti che rappresentano Marche, Veneto, Toscana e ovviamente tutte le altre regioni partecipi. Nel frattempo noi ci prepariamo a vedere questo cancelletto che scenderà tra pochissimo, prima il cartello dei 15 secondi, poi 5 secondi ed eccoci pronti al via con i cadetti. Qualche problemino per un pilota al via che abbiamo visto esagera con il gas, tutto ok però per gli altri, caduta senza conseguenze. Nel frattempo andiamo a vedere chi prende il comando di questa gara 2, lotta per la prima posizione, quella tra Simone Mancini numero 31, Marche, poi Brando Rispoli, Toscana e Gaspari che abbiamo visto con la livrea rossa del Veneto. Questa la sfida apertissima. Iniziano quindi nel migliore dei modi questi protagonisti, gli altri stanno comunque inseguendo e forzando forte il ritmo qui sul circuito, sempre lo ricordiamo, di Castellarano, Emilia Romagna, Mancini, Gaspari, Marche, Veneto in lotta per la prima posizione. Avete visto, loro non chiudono il gas sui lunghi lanci di Castellarano, anzi si sparano per intero i panettoni e stanno dando grande spettacolo al pubblico. Come potete vedere, circuito impegnativo per loro, ma è stato trattato in maniera egregia da tutto lo staff del motoclub Castellarano, quindi in grande spolvero e teatro perfetto per questo trofeo dell'avvenire. Ci prepariamo quindi con la bandiera a scacchi perché il pilota delle Marche Simone Mancini è riuscito a primeggiare in gara 2, mentre nella gara 1 vinceva Ferruccio Zanchi per la regione toscana. Andiamo quindi a vedere le classifiche. Zanchi, Gaspari, Rispoli, il podio di gara 1, Toscana, Veneto e ancora Toscana con Rispoli. Poi gara 2 invece che va a Mancini, marchigiano davanti a Gaspari, Veneto e Rispoli ancora per la Toscana. Questi due podi riservati alla 65 cadetti. Nel frattempo trofeo delle regioni, classifica che vede la Lombardia davanti a Veneto e Toscana, questo il podio per regione, classifica che ovviamente comprende tutte le regioni partecipanti a questo splendido trofeo dell'avvenire. E ora il podio con la Toscana che raggiunge quindi il podio di Offroad Pro Racing per questo trofeo delle regioni Tecnomus Series qui da Castellarano. Poi vediamo la formazione in verde della Lombardia che festeggia questo splendido risultato 2017 insieme ovviamente a Veneto e Toscana. Eccole qui le formazioni, i tecnici e le premiazioni. Podio, trofeo delle regioni con Lombardia davanti a Veneto e Toscana, regioni che tra l'altro sono state grandi protagoniste lungo tutto l'arco della stagione. È stato un weekend fantastico, lo è stato perché ci sono stati tanti piloti, tanti giovani piloti che speriamo si trasformino nelle future promesse del motociclismo italiano e questo ci fa molto piacere, però è ovvio che tutto ciò, è vero che questo è il nostro crossodromo comunale, noi ne andiamo veramente fieri, orgogliosi che sia il crossodromo della città di Castellarano, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza il lavoro dei volontari, quindi di Claudio Simonini e tutto il Motoclub Castellarano, a cui va veramente un ringraziamento speciale e particolare per tutto quello che fanno ogni anno qui a Castellarano, quindi il ringraziamento va sicuramente a loro. Non è facile, hai ragione, però un po' di spirito, soprattutto di passione, perché è l'unica cosa che ci può tenere legati è la passione per questo sport. E il terreno lo conosciamo, abbiamo i mezzi necessari e lavoriamo nel migliore dei modi
per tenerla sia a posto come, come buche o canale che vengono nelle curve, e sia come livello di umidità che non venga fuori la polvere, perché diventa pericoloso. Io voglio ringraziare la Federazione Motociclistica che ci ha dato questa opportunità, che ci siamo messi in gioco ancora una volta, e penso che ci siamo fatti valere, abbiamo fatto vedere di nuovo le nostre capacità, soprattutto anche ai coordinatori e al direttore di gara Dante Badiali, che assieme abbiamo collaborato per ottenere questo risultato. Pronti al via quindi anche per il trofeo dell'avvenire con il numero 517 Nicolò Mannini, il numero 258 Edoardo Martinelli, il numero 101 Filippo Mantovani e tutto il resto del gruppo Calcello di partenza di Castellarano, anche qui pronto a regalare emozioni con i piccolissimi protagonisti di questo trofeo dell'avvenire. Ecco la partenza, si va di nuovo in salita, andiamo a vedere la suggestiva inquadratura qui alla prima curva, eccola qua, tutto il gruppo passa ora. Cerchiamo di capire nel frattempo chi è il pilota al comando, ed è Filippo Mantovani, numero 101, che prende la prima posizione in lotta con il numero 517. Lui che partiva dalle primissime, dalla prima posizione al cancelletto, Nicolò Mannini, Megan Racing, che tra l'altro ora ha preso proprio il comando dimostrando di essere il più veloce. Ecco il resto del gruppo nel frattempo come sempre in lotta sul circuito di Castellarano, in grande lustro, grande spolvero per questo weekend interamente dedicato al futuro del cross nazionale. Seconda posizione per Filippo Mantovani, numero 101, che però scivola e ora apre la porta quindi ad Andrea Roberti, numero 58, che si prende la seconda posizione. In terza posizione abbiamo il numero 31 Paolo Martorano, che vediamo sta andando, i due stanno andando a riprendere il numero 517. Nel frattempo la caduta proprio del sua di Nicolò Mannini, che quindi perde un po' di concentrazione sul finale e apre la porta ad Andrea Roberti, vincitore, il portacolori del team Pardi. Eccoci qua con la classifica, Roberti che va a vincere davanti a Mannini, Martorano, Mantovani e Frediani. Questa è proprio la classifica overall e quindi il podio con i tre protagonisti premiati da Tilio Pignotti, e sono Andrea Roberti vincitore davanti a Nicolò Mannini e Paolo Martorano. Questo per il trofeo dell'avvenire dedicato ai giovanissimi debuttanti. Fasi finali, le immagini ancora con tutte le squadre che vanno a festeggiare uno splendido weekend interamente dedicato al motocross e a tutti i protagonisti del campionato italiano Junior Tecnomus Series. Ci abbiamo creduto fino in fondo, i ragazzi sono stati bravissimi, cioè è una cosa veramente, questo trofeo delle regioni ci credo veramente, questo mi fa molto piacere. Peccato che siamo stati fino alla fine su solo punticino, un po' di sfortuna, comunque fa parte della manifestazione, delle gare e tutto quanto. E devo ringraziare il Motoclub Castellarano che ha fatto una cosa esagerata veramente quest'anno e l'anno scorso il trofeo motocross. Devo ringraziare tutto il Comitato Regionale Toscana che mi dà ancora tanta fiducia e tutti gli sponsor che ci aiutano e tutto quanto. C'è stata molta agitazione fino all'ultima manche, perché prima dell'ultima manche appunto degli Junior 85 eravamo davanti a tutte le squadre. Però purtroppo le gare sono fatte così, il nostro pilota più veloce purtroppo è caduto subito al via, alla prima curva, è partito ultimissimo, ha fatto una grandissima rimonta, è riuscito ad arrivare al settimo posto, però non è bastato per arginare anche la brava Lombardia, perché anche loro avevano un bellissimo gruppo, una bellissima squadra e tanti piloti fortissimi. Siamo arrivati a parità di punti, poi ci sono delle discriminanti regolamentari che purtroppo ci ha penalizzato, però
abbiamo dimostrato che comunque di ragazzini per il futuro ne stiamo sfornando con ampia scelta, e questo è un motivo d'orgoglio per tutte le regioni che anche oggi erano qui presenti, anche chi è venuto da lontanissimo. È una, io ritengo che sia una delle manifestazioni più belle della stagione, perché comunque i ragazzi si divertono, fanno gruppo, e questo diciamo è l'armonia per i ragazzi per crescere con pregiudizi positivi. E io spero che comunque da queste gare possano uscire i futuri campioni, perché ne abbiamo bisogno, e comunque un complimento anche agli organizzatori, perché la pista è stata preparata in maniera meravigliosa, e solo grazie anche a loro che oggi i bambini si sono divertiti e mi sembra anche nessuno si è fatto male. Avevamo una grossa responsabilità, perché avevamo il numero uno, eravamo i campioni in carica, abbiamo fatto di tutto per riuscire a mantenerlo e ci siamo riusciti. Diciamo che è stata molto dura, perché avevamo degli avversari, come abbiamo visto, molto ostili. Abbiamo vinto proprio per un soffio, quindi vuol dire che è stata combattuta e la concorrenza era altissima, e questo vuol dire un grande spettacolo sicuramente per tutti quelli che hanno partecipato, ecco. Abbiamo organizzato tutto questo con un grande lavoro, abbiamo fatto anche un allenamento collettivo con la squadra, proprio perché conta proprio che siano uniti, cioè perché non è solo chi vince o chi è arrivato primo, ma proprio anche gli altri, il supporto di tutti, anche l'atmosfera che si crea nel paddock, una situazione anche psicologica per gli atleti, avere una grossa aggregazione, un'allegria, una voglia di fare. Questo penso che sia molto importante. Per questa stagione 2017 Junior è tutto, anche il Trofeo delle Regioni ed il Trofeo dell'Avvenire sono archiviati. L'appuntamento quindi alla prossima stagione, grazie per essere stati con noi e ci si sente nuovamente sui canali di Offroad Pro Racing.